Buongiornissimo a tutti, dai non odiatemi, lo so che per alcuni non è una bella giornata, ma oggi vi farò vedere alcune cose che potrebbero forse portarvi un piccolo sorriso e accendere così la vostra voglia di sapere. Parleremo di distributori automatici o comunque di macchinette in generale. No, non come quelli che spingevate come animali a scuola per tirar giù le croccantelle. Saranno cose che non avete mai visto in vita vostra, quindi prima cominciamo meglio è. Distributore di macchine. Ammettiamolo, abbiamo tutti pensato almeno una volta di poter vincere qualcosa a una macchinetta per poi rimanere fregati. Quel maledettissimo peluche sembrava stesse lì apposta per noi, ma non è affatto così. Era solo un'illusione di un potentissimo Sharingan. È praticamente impossibile prenderli al primo colpo con quell'artiglio, che a volte se ne va pure per conto suo, facendoci il dito medio. Ma un'azienda americana di nome Carvana ha deciso di sfruttare i malati di macchinette creando qualcosa che faceva al caso loro per fargli comprare una macchina, un distributore automatico di macchine. Il cliente può scegliere il tipo di macchina che vuole dal sito e dopodiché andare al distributore automatico di macchine più vicino e inserire un token, che viene spedito per posta. Con questo token è possibile far scendere la macchina desiderata, per di più dopo l'acquisto si ha una settimana di prova per capire se è adatto o meno a noi. Non preoccupatevi, non rimarrà incastrata e non si può scuotere per farne scendere un'altra, altro che croccantelle. Stazione lavacani. So benissimo che lavare un cane è una sfida, bisognerebbe dare un trofeo a quei poveri padroni che per pulirli devono cambiare guardaroba ogni mese. Non è il massimo ritrovarsi peli, acqua e sporcizie ovunque. Per di più c'è bisogno di comprare un sacco di prodotti con nomi strani e utilizzare un asciugacapelli per mezz'ora, altrimenti col cavolo che si asciuga da solo. Per fortuna però, se durante la passeggiata serale col vostro cagnolino passate per l'Australia e avete voglia di lavarlo, anche se sono le 10 di notte, potete entrare in questo posto chiamato K9000 Dog Wash, una stazione di lavaggio per cani. Vi basterà legare al guinzaglio il cane all'interno e non dovrete nemmeno tenerlo fermo. Potrete addirittura scegliere il tipo di lavaggio e il tempo necessario. Tra i vari shampoo utilizzabili ce n'è uno antipulci molto utilizzato nel mercato australiano. Per concludere, un bellissimo getto di aria calda che asciugherà il cane, che ora sarà soddisfatto quanto voi e non dovrete più raccogliere i suoi peli per 5 ore. Che dite, vi piace? Io mi sono accorto che sembra proprio un autolavaggio più che una macchinetta. Ti amo. Cibo agli animali. Ultimamente stiamo avendo ancora più problemi che in passato con l'inquinamento ambientale. Molte aziende e persone famose stanno prendendo l'iniziativa per migliorare le cose. Ma ciò che sta facendo questa compagnia in Turchia è molto particolare rispetto agli altri ed è anche degna di nota, perché hanno già aiutato tante persone in un paesino senza grandi sforzi, anzi tanti animali. Sono state installate delle macchinette enormi in alcune città, utilizzabili gratuitamente da chiunque. Le persone devono semplicemente buttare lì dentro le loro vecchie bottiglie di plastica o lattine di alluminio. In cambio ricevono cibo per animali come gatti e cani e anche l'acqua. Spesso però viene tutto lasciato lì in modo da permettere agli animali senza una casa di nutrirsi. È molto importante perché questi ultimi sono più di 150.000 ad Istanbul. Molti, non potendoli adottare, preferiscono appunto fare qualcosa a modo loro. In un colpo solo si può risolvere il problema dell'inquinamento di plastica e dare da mangiare agli animali che ne hanno bisogno. Pizza. A forza di parlare così tanto mi è venuta una certa fame e stavo pensando a una bella pizza. Anche le situazioni peggiori migliorano con una buona pizza. E sapete una cosa? Sarebbe bello ci fosse magari una macchinetta automatica che te le prepara, o no? Ed in effetti esiste il distributore automatico di pizza, si trova a Singapore. E come avrete capito fa uscire delle vere pizze a un prezzo più o meno economico. Ed è veramente buono secondo tutti quelli che l'hanno recensito. Insomma, se passate di lì, stavolta senza il vostro cane, provate a farci un giro e assaggiatela. Ma nonostante in un altro paese questa idea abbia fatto successo, qua in Italia non è stato così. Esatto, esistono anche qua queste cose, ma non ci avrete fatto caso in tanti, perché nessuno ha mai visto di buon occhio queste cose. Perché? Beh, perché siamo nel paese dove è nata la pizza, in pochi vogliono avere il disonore di aver ordinato una pizza da una macchinetta automatica. Bici.
parcheggiare la propria macchina in città affollate a volte vuol dire rischiare di non vederla mai più, ma alla fine le macchine sono protette da assicurazioni e tanto altro. Le bici però non sono sempre assicurate, perché in fondo non ce n'è bisogno, eppure sono più i furti di bici che di macchine nel mondo, cosa ovvia. Ma in Giappone, come al solito, ci sono le idee geniali che prevengono anche queste cose. La società di costruzioni Jiken ha escogitato una soluzione chiamata EcoCycle, un sistema di parcheggi sotterranei automatizzati che si memorizza centinaia di biciclette e le posiziona al sicuro quando si va in città. Ogni parcheggio può contenere fino a 204 bici ed il costo mensile è di circa 2600 yen, quindi 20 euro. Se si è sempre al lavoro in bici perché fa comodo o perché ovviamente è molto ecologico, questo è un buon modo per non farsi fregare e rimanere a piedi la sera. Per 20 euro al mese penso sia una spesa obbligatoria, sempre che viviate lì. Spero lo facciano anche qua in Italia, a prezzi onesti ovviamente. Lo so, sto sognando. Andiamo avanti. Oro. Avete presente quel paese dove ci sono persone schifosamente ricche che usano i soldi come fazzoletti? Esatto, la magica Arabia Saudita. Precisamente ad Abu Dhabi esiste un hotel chiamato Emirates Palace, un 5 stelle costosissimo che ha avuto la grande idea di installare un distributore automatico di lingotti d'oro e monete. È ovvio che in un posto di prestigio come questo non si possono certo mettere macchinette del caffè o bevande in lattina qualsiasi. Insomma, mica vogliono fare la figuraccia dei poveracci inserendo roba da niente. L'ideatore di questa macchina è un tedesco che ha deciso di sperimentarla ad Abu Dhabi. Le ragioni sono ovvie, qui c'è la maggior richiesta di oro in tutto il mondo. L'esterno della macchina è, ovviamente, ricoperto da un leggero strato di oro e offre ai clienti la possibilità di acquistarne tra 320 prodotti, tra cui lingotti d'oro fino a 10 grammi e monete sempre d'oro personalizzabili. I ricchi non se lo sono fatti dire due volte. Ah, il prodotto con il prezzo più basso costa la modica cifra di 500 dollari. Pesci. Pescare è un'attività più dura di quello che possa sembrare, infatti bisogna svegliarsi la mattina molto ma molto presto e saper attendere molto ma molto tempo prima di prendere qualcosa. Ovviamente bisogna anche avere l'attrezzatura adatta per poter fare questa attività, e se per esempio ci si dimentica di portare le esche, tutto quanto va a farsi benedire. Ma un'azienda di accessori per la pesca è venuta incontro ai pescatori più sbadati, creando delle macchinette che vendono vermi vivi. Come avrete capito, è molto particolare. Tutto ciò che dovrete fare sarà inserire i soldi e riceverete una coppetta piena di terra e vermi, anche per spaventare i vostri amici con i soliti prank che vedete su YouTube. Tingere le unghie. Come ormai avrete capito, i giapponesi inventano le cose più strane e folli, e mi fa solo piacere. Almeno posso tirarci fuori altre mille top soltanto riguardo loro. Ma ci sono volte in cui superano le mie più rose aspettative, come nel caso di questa macchinetta automatica che ha il compito di pitturare le unghie delle ragazze. O dei ragazzi se volete, vedete voi, ormai non si fanno più distinzioni in questo 2019. Comunque è stata inventata da una compagnia di videogiochi. Una volta inserita la moneta bisogna solo scegliere il design e mettere un dito alla volta dentro. Il problema? Beh, costa un euro a dito, quindi diventa leggermente costoso pitturarle tutte. Però è una cosa assolutamente da provare se andate nel paese del sollevante. Magari non fatelo tutti i giorni o vi ritroverete senza soldi. Anche la tentazione sarà forte per molte ragazze perché sono più di 100 tipi di disegni da poter utilizzare. Oggetti inutili. Abbiamo tutti degli oggetti inutili o che non usiamo più e spesso per questo motivo li buttiamo senza pensarci, aumentando l'inquinamento ambientale. Insomma, un sovraconsumo senza precedenti che porterà prima o poi il pianeta alla rovina. Ma una designer di Brooklyn, abbastanza famosa nella zona, ha trovato una soluzione creando una macchinetta automatica. Chiunque può prendere i suoi oggetti inutilizzati e inserirli dentro, prendendo in cambio un altro oggetto, oppure lasciarlo lì senza chiedere niente. Questa macchinetta non ha prezzo ed è utilizzabile da chiunque, nessuno riceve soldi ma solo altri oggetti che possono magari tornare utili. Come fece un certo Kyle McDonald nel 2005 che barattò una graffetta riuscendo tra mille scambi a prendersi un'intera casa. Caviale. Immaginatevi di fretta in un centro commerciale a mezzogiorno mentre c'è l'ora di punta e non riuscite nemmeno a ordinare un hamburger prima di andare a lavoro. Una vera tragedia, vero? Cosa potreste mai fare? Beh, un distributore di cibo molto particolare potrebbe fare a caso vostro. Si trova a Los Angeles e Mosca e vende caviale.
Ma sì, una bazzecola da niente, perché se fosse stato al ristorante sicuramente non lo avremmo ordinato per il prezzo altissimo. Ma essendo dentro una macchinetta automatica le cose cambiano. Se avete quindi qualcosa come $500, potreste assaggiare anche voi per la prima volta questa specialità unica, che sembra sia pure buona, detta da molti, nonostante non sia cucinato in un ristorante da qualche famoso chef. Con questo concludiamo. Allora, ne conoscevate qualcuno? Fatemelo sapere nei commenti. Se invece è un no, mettete mi piace e condividete con più persone possibili. Alla prossima, gente!